conosciuti qui, non ho fatto niente con loro. Solo ho avuto una piccola, non ho fatto niente. Io sono innocente. Sono un ragazzo tranquillo. Sono andato di mercoledì. Mercoledì particolare. Mercoledì recente. Giovedì di giugno, dalla stanza del fumo e poi stato funzionante. Mi piace mangiare. Mi piace mangiare in modo smisurato, senza freno. Il mio rapporto col cibo non è naturale. Sogno quindi continuamente di mangiare. E quando mi sveglio di notte, mangio col vomito. Mangiare per una malattia compulsiva. Mi sembrerebbe che il rapporto compulsivo che ha con il cibo, lei lo abbia anche con le droghe e gli stupefacenti. Quando esce ci fuma il giorno? Dove lo compra? A chi lo vende? Quanto ne fuma con i suoi compagni? Mi risponde. Vede commissario, si posso anche fumare, ma io non riesco a fare male neanche una mosca, solo a me stesso faccio male. Ah, ecco, un altro che accusa il sistema di non essere in grado di proteggere i giovani. Non è così, siete voi che siete ammoniti. Accusate sempre gli altri, ma non siete in grado di assumere le vostre responsabilità. Sì, è forse colpa nostra che siamo usciti per creare il sistema delle guerre mondiali. È colpa nostra se la fanno nel mondo. È colpa nostra se c'è il superpopolamento della terra. È nostra la voce! Io cammino tutto il giorno nella depravazione umana. L'uomo in sé è il male che non riesce a distruggere e a schiacciare. E voi giovani, vi nutrite di questa depravazione. Non avete più valore, non andate in chiesa, distruggete il vostro corpo, il vostro spirito e fate sì che il male aumenti. Sì, certo, questo lo dice lei. Grazie mille incomodi appartamenti, nella parte più verde, nella parte più bella della città. Ma bisogna vivere nella periferia, isolato, con nessuno che ci aiuti, senza ospedali, senza scuole, senza vita sociale. Questa non è vita, ogni giorno ci alziamo dal letto per cercare la felicità. Per noi la felicità è la ricerca di un giorno perfetto che ce la faccia assaporare. E per raggiungerla noi facciamo di tutto, qualunque cosa sia possibile. Mentre voi costruite la vostra società incentrata sull'egoismo individuale. Voi chiamate depravazione ciò che noi facciamo, ma noi non abbiamo alternativa.